martedì 15 settembre 2015. Io sono Bella Shakmirze e questo è Good Morning Milano. Buongiorno a tutti e vi invito a vedere le notizie di oggi. L'ospedale Niguarda di Milano ha annunciato ieri che lo scorso 3 settembre è stato effettuato il primo trapianto di fegato da un donatore in arresto cardiaco, una pratica fino ad ora mai eseguita nel nostro paese, ma che assume una rilevanza scientifica a livello internazionale. Si tratta di una svolta importante che consente di applicare ai trapianti una metodica normalmente impiegata nella rianimazione dei pazienti, che porterà ad un aumento considerevole dei numeri di donazioni, consentendo di abbattere i tempi di attesa. L'intervento ha coinvolto anche il Policlinico San Matteo di Pavia e il Centro Nazionale Trapianti. La SE e la SACBO, le due società che gestiscono i due aeroporti milanesi e quello di Bergamo, vanno verso l'integrazione. I due consigli di amministrazione hanno constatato la validità di questa prospettiva e i rispettivi presidenti valuteranno ora con gli azionisti le possibili soluzioni per rendere effettivo il processo di fusione. L'operazione rientra nello schema approvato dal Consiglio dei Ministri e creerebbe un bacino di 42 milioni di passeggeri. La grande affluenza ai padiglioni di Expo registrate nelle ultime settimane, con record giornalieri che hanno contato fino a 250.000 ingressi, ha alimentato le richieste di una proroga alla chiusura dell'esposizione. Ma come ha spiegato la società organizzatrice, non è possibile prolungare l'apertura dei cancelli. Si tratta di fatti di accordi decennali che riguardano il regolamento stesso dell'evento, così come è stato stabilito preventivamente dal BIE, l'Organizzazione Internazionale Intergovernativa, cui fa capo la regolamentazione di qualsiasi esposizione universale. Expo quindi chiuderà il 31 ottobre e non vi è alcuna possibilità che duri più del previsto. Il Comune di Milano ha deciso di aderire alla Settimana Europea della Mobilità Sostenibile, che ha come obiettivo la sensibilizzazione dei cittadini all'utilizzo di mezzi di trasporto alternativi all'auto privata. Tante le iniziative e gli appuntamenti in programma. Si parte domani alle ore 10 con l'evento Choose Change Combine, giornata europea della Sharing Mobility, convegno che avrà luogo presso il Museo della Scienza e di Tecnologia Leonardo da Vinci e vedrà la partecipazione dell'assessore alla mobilità e all'ambiente Pier Francesco Maran, insieme ad alcuni operatori di Sharing Mobility. Si tratta di un'importante occasione di scambio e confronto sulle eventuali riforme necessarie al miglioramento della viabilità cittadina. Per oggi è tutto, io vi auguro una buona giornata e ci vediamo domani con una nuova puntata di Good Morning Milano.